Benvenuti e bentornati, rieccoci su Enshrouded, riprendiamo la nostra avventura dopo esserci fatti il primo dungeon, è stata una figata assurda. Prima ci siamo fatti un altro dungeon, ovviamente quello che avete visto la scorsa volta in video, così l'abbiamo recuperato anche nel suo mondo, così può andare avanti tranquillo, beato e felice. E quindi quest'oggi riprendiamo la nostra avventura, adesso vediamo se facciamo il prossimo dungeon, se mi smetti di mettere in testa Baltasar, per favore. Questo uccello, ma c'è un mantello fatto di piume. Ma è lui il famoso cacciatore di uccelli, allora. Ma perché sei un Baltasar preimpostato? Ah, Basta. non lo so se è perché ti piace Baltasar, allora, a questo punto. Quindi quest'oggi vediamo se andarci a fare un altro dungeon, che sarebbe il secondo, con cui abbiamo sbloccato la chiave. Dal nostro caro amico, il nostro nuovo compagno di mille avventure, il nostro Mr. Crowley, lo chiamerò così ovviamente. Chiave d'osso di bosco festante che abbiamo già fatto. Ci servivano 50 frammenti a pelo, ce l'abbiamo fatta la volta scorsa. Qui possiamo creare degli incantesimi, delle frecce d'osso. Non è male, non è male. Alla fine fa danno 14 contundente, quindi non è male, invece che perforante fa contundente, quindi not bad, not bad. Dobbiamo fare anche la gemma ectoplasmatica, che la vado a fare per vedere se per caso mi sblocca qualcosa. Non sembrerebbe. Una pietra preziosa sfaccettata ricavata da ectoplasma congelato e raffinato, quindi mi permette di fare qualcosa. Scusami, mi ha sbloccato dell'altre. Che figata, mi ha sbloccato tipo le illuminazioni, le credenze. Che figo! Ah, i Tutte le. ripiani. Sì, che figata, bellissimo. Che Meravigliosi meraviglia. Ma ripiani. questo è bellissimo, la torcia da parete per cripta. Ma è una meraviglia. Ma guarda questo con la candela sopra il teschio. Ma che meraviglia. Aspetta un attimo, voglio vedere. Voglio assolutamente vedere. Mamma mia, che meraviglia. Quanto è grossa? Fa vedere? Beh, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Qua ci sta bene, qua ci sta bene questo tipo di lampada. Andiamo, mettiamola qua. Bello, che Oh, col bello, coso uscita verde è verde. meraviglioso. Oddio, non ci sta più bene molto, però. Devo fare una stanza a Baltasar e gliela devo riempire così. Oppure direttamente a lui gliela faccio la stanza. Ma sì, ci Minchia, sta. te lo trovi di notte alle spalle e ti prende un colpo. Quindi, meraviglia, meraviglia, abbiamo sbloccato un altro po' di decorazioni, già non ce ne sono abbastanza in sto gioco. Quest'oggi in tre, quest'oggi facciamo il trio anche su Enshrouded. Già l'abbiamo fatto su Allora, Helldivers. io ho fatto la prima sala del vuoto, me la sono fatta da solo. Minchia. Madonna. Sei a Mi sono livello 22, beh, più o meno come me. Fa vedere. livello 20, me lo Io sono fatto in realtà. 21. Ah, buono, buono. Beh, dipende cosa facciamo, perché potrei anche mettermi l'armatura di Sauron ed essere il vostro signore, però. Dipende cosa facciamo. Se vogliamo fare il secondo dungeon, Ah, io me lo farei che a sto volentieri. punto, visto che siamo in Potrebbe tre stare. e potrebbe essere anche abbastanza Dai. difficoltoso, lo farei. Vai. Quindi, dai, abbiamo deciso. Ah, Secondo però dungeon. ovviamente le cose che sblocchi nel dungeon le sblocca lui, eh. Dopo nel nostro mondo no, dobbiamo rifarlo. Eh sì, il Vabbè, problema è anche ma basta questo. che so la strada, poi. Ah, sì. Allora, Ma ci teletrasportiamo là direttamente? sì. Perché vedo che c'è una Qua, casa di livello guarda. Abbiamo fatto l'altare vicino al 1. dungeon. Ma infatti lo stavo cercando. Allora bisogna volare qua sotto. Perché è giù. Ah, è Cazzo. sotto? Sì, è sotto. Qui. Vado. Eccolo. Ok. Ah, C'ho la ovviamente. chiave. Perché sta vedendo il video, abbiamo Portata sbloccato il dietro. nuovo Io ce aliante. l'ho. Guarda che figata, Ce l'ho io la bellissimo. chiave. Non l'ho presa la chiave. No, perché non me la fa usare? Porco Giuda. No, perché ce devi l'ho averla. io. Aspetta, ma ce l'ho io? No, Ma io non ce l'ho la ce chiave. l'ho. Aspetta, Non ce l'hai aspetta, dietro. Ma probabilmente. sta aprendo, Ce bene, l'ho io, ce l'ho bene. io. Guarda uno scassobit. Slucchetta. Che coglione, dopo te la ridò la chiave, ricordamelo che No, torniamo alla vabbè, ma base. tanto. Ma sì, posso fare un'altra. No, due coglioni, sennò ti fai di nuovo il dungeon. Sono proprio dimenticato, non ho mai avuto, non ho mai dovuto avere una chiave per aprire un Chi è che dungeon. legge? Vai. Vai, legga, Ti legga. maledico, fiamma.
per avermi preso tutto, per aver rovinato la mia famiglia, la mia vita, il mio stato sociale e per aver rovinato me. Si era capito. La mia vita è in frantumi, incenerita dalle vostre sciocche leggi e restrizioni, non le rispetterò più. Maledico gli antichi, io sputo sulla fiamma, chiunque incrocerà il mio cammino e oserà essere ancora vivo sarà annientato, la sua preziosa linfa vitale versata finalmente mi riscalderà. Darius, va bene, ci fa piacere, Darius aveva qualche piccolo problema particolare. È un po' incattivito. Ma sì, sì. Questi giovani d'oggi. Che livello sono sti maledetti? 15. Ecco, allora già iniziamo. Essere... Quando saranno in parecchi iniziano a essere particolarmente incazzosi. Dove vai te? Devo tirare fuori il veggente subito? Boom. Ma muori. Spiaccicato per terra. Mi lasciate stare a me o no? Boom. Appiccicato. Vai. Pronti. Va bene, bene. Vediamo se le frecce sono efficaci. Sì, sì. Le frecce d'ossa non sono male, comunque. Ce le ho, ne ho tipo 300. A posto. Direi che... Sì, mi piacciono un sacco, me le... Sì, sì, no, ci sta. Anche a me piace colpire dalla distanza. Poi quando si avvicinano, purtroppo no, però. Però visto che siamo in tre, comunque due possono fare... Acqua, acquetta. Da avanguardia e da dietro l'arciere sta li colpisce a morte. Ok, sono curioso di vedere sto dungeon se è diverso dall'altro o è simile. Per il momento è molto simile. Sì, vabbè, l'entrata si può stare, magari è... No, speriamo che non siano tutti uguali. No, infatti magari sono come le torri, cambia qualcosina all'interno. Perché le guglie alla fine sì, sono tutte uguali, Ne ho sbloccata una l'altro giorno. Venite avanti. Andatevi sotto, maledetti. Muori. Con il bastone di Jasmine non gli facciamo un cazzo. Mamma mia. La merda. Sai che devo andare di contundente. Via. Di contundente e giù. E giù di botte. Però dovrebbero poter sbloccare che si può arrivare fino al 30 di livello, cioè. Che figata. Però è bellissimo sto posto. Mi piace. Oh. Quindi questo. Anzi, me lo metto già. Ma io voglio sbloccare tipo le frecce esplosive. Ah, belline quelle. Io mi sa che le ho... Non so se le ho sbloccate, però... Mi sembrava di sì. Comunque qualcosa ho sbloccato. Le dovresti creare... o dalla cacciatrice o dalla cacciatrice giusto, sì. Sì. Adesso non so dove sei arrivato te con la storia, diciamo, principale, le missioni principali. Devo fare l'ultima missione. L'ultima missione? Siete tutti avanti, sì, vaffanculo, tranne me. Teoricamente sì. Cos'è? Ah, serve sempre la chiave. Ah, minchia, andiamo bene. No, buono. Ah, ma comunque ti rimane la chiave, allora. Oh, no? Buono, non si consuma. Eh sì, beh, sono aperto. Eh sì, effettivamente, che cazzo domande faccio? Sì, mi rimane la chiave, sì. Ah, allora a posto, così non mi devo preoccupare di ridartela dopo, almeno che non si rompa. Mi stanno ammazzando. Minchia, ma... Distruggo. Meraviglia. Minchia, che polvere. Aia. Donne delle pulizie, qui non esistono. Meno. Le donne, le agenzie delle pulizie, su, via, dai. Non me ne vogliate. Non c'è niente. Ma qua aperto. Dove andate voi? No. Dove pensate di andare? Amori, non chiamare nessuno. Oddio. Ok. Ma c'è questo coso che li genera? Ah, li spawna. Sì. Vedi? È vero, c'era nuovo, anche lì, è vero. Mi sono altamente fregato. Boom. Ma quindi? Mio. Mio. Dov'è che è? Pezzo di luce. Forse. Vai, scelgo te. Una nuova amica. Non è che c'era qualche altro cumulo da tirar giù? Può essere. Che magari. Oddio. Minchia, che male che mi sono fatto. Non entrate dentro il fuoco. Ah, il calderone. Brucia. Brucia. Qui.
Ha preso uno. Sto facendo male da solo. Non va affatto bene. Da dove ci sono? Che meraviglia. Voi forse sono... dall'altra parte, aspetta. Allora, uno l'ho preso. Ok, ed era lassù, perfetto. Venga con la chiave. Minchia, minchia, non vedo, non vedo, niente. Non vedo. Mi muori. Io c'ho sto spadino bellissimo. Puoi vedere? Che bello, dove l'hai trovato? Me lo voglio. Lo... Anche lo scudo è meraviglioso. Bello. Una cassa d'oro. Che figata. Ah, ma devo entrare qua? Sì, vabbè. L'unico possessore delle chiavi sei tu. Scavicchi, scavicchi. Bellissimo, c'hai un, il cappello da il cappello, da pirata, sì. No, no, non da pirata, da... Da mistico. Mistico, sì, 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 no, mistico. Sì, ma no, è il cappello che si usa, che usavano tipo i moschettieri... I moschettieri, sto cazzo. Quelli che tenevano i moschetti, i fucili. Ecco. È uguale, adesso non so di quale popolo io stia parlando, però effettivamente lo portavano... Gli spagnoli. Gli spagnoli, bravissimo, ecco, bravo. El Dorado. Sì, 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 gli spagnoli, gli spagnoli. Il Dorado. Spagnoli. Oddio, sparano ghiaccio. Il bacino, Tullio, il bacino. Sì, è vero. Oh, dietro, dietro. Ah, sono andato avanti io. Dove cazzo? Ma perché questo andava dritto così, questo? Bro? Ah, ecco, un altro stronzo. Vai. Mago di merda. Sei anche te un mago, ricordalo. Ah, ma c'è il romano, arrivo. Arrivo. Oddio. Minchia. Vai, minchia, l'ho stunnato. O qualcuno l'ha stunnato per me. No, l'ho stunnato io. Ok, grazie. E via. Pensavo di essere troppo potente, niente. C'ho le frecce stunnanti, mi piacciono un sacco. Ci sta, molto comode, molto comode. Ok. Beh, sono leggermente diverse comunque. Qua è più... All'inizio è stato un pochino più edificio. Questa è una grotta immensa, meravigliosa. Questo è veramente bello. Morite, veramente per favore. Bello. Ma io posso volare lassù in alto? Boom. Boom. Oh sì! Oh sì! Come va a sbloccare la cosa? Dove sei volato? Lassù. Ah, lì sei volato, ok, va bene. Sì, comunque bisogna essere attrezzati parecchio, perché se vuoi arrivare in tutte le zone possibili e immaginabili... Ah, devi saper volare bene qua, ragazzi, è vero. Ok, ok, io sono volato qua, adesso può bastare. Prendo un po' d'acqua. Adesso arrivo giù, arrivo di sotto adesso. Oddio. Vai via. Ok. No, 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 no. Arrivo. Arrivo. Madonna, quanti maghi ci sono? Anche romano, cioè. Muori. Minchia, il dolore. Minchia, minchia, minchia. Si comincia a sentire un po' di... Boom. No! Figa, no. Aspetta. Vai, aiutami. Aiutami. Devo curare. Aia, aia, aia. Porco Giuda. Alzati, cretino. Ma guarda te. Ok. Posso chiamarne due? No, ne posso chiamare solamente uno degli scheletrini che ci danno una mano. Figlio. Va bene, scendo dall'alto allora. Boom. Boom. Fanculo. Arrivo. Lasciate stare il mio scheletro. Madonna. Muori. Ossuto di merda. No, niente, bisogna essere 4-5, dai. Boom, muori. Ma infatti l'avevano detto che... Che ci voleva parecchia gente. Top. Era pensato per farlo con più gente. Boom. Però è un po' una vaccata, perché alla fine, se i mondi non si aggiornano insieme agli altri... Dovrebbero sistemare sta cosa, perché... Almeno per i dungeon, almeno per quello, perché se no fai andare avanti solo una persona. Dobbiamo farlo tre volte. Ma che palle. Sì. Dobbiamo tirare giù sti cosi, se no col cazzo che smettono di cicciar fuori. Olè, fatto uno. Oddio. Ma muori. Ma cosa pensi di fare? Come osi? Distruggi.
Ma dove vuoi andare? Dietro. Ma dove volete andare? Muori. Ok, bene, 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 bene. Ok, ok. Okay, no, okay. Mi sei buggato malissimo. Olè. Qui si potrebbe estrarre anche del buon frammento, a dire il vero. Io adesso non so quanto ne serve per la prossima chiave, perché... Va a capire. Infatti, è quello anche il problema. Ma li raccogli uno alla volta. Sì, sì, quello è vero. Però alla fine non ci metti neanche tanto per essere. Io ne ho già 31. Vabbè che un po' li ho raccolti dai cadaveri, un po'... Ho scavato. Io 34. Flexiamolo sempre. la gara tra... Ma ci possono fare sti sarebbe bellissimo fare ste finestre qua. Qui serve la chiave? Sembrerebbe di no. Però ci sono... Quelli lì. Come se si dovessero attivare. È vero. Però in teoria... si fa al contrario, nel senso che prima sono accesi e poi sono spenti. Aspetta, forse ho trovato un punto, guarda, di qua, venite. Guarda, c'è un punto dove si può salire. Boom. Qua forse te, Damian, ci sei stato. Lui mi hai volato di qua. Mio, mio, mio. Allora, vediamo, ma qui non si sale, qua no. C'è niente. Mannaggia. Ah, hai trovato un forziere e non ci dici niente, eh? Mariuolo. L'ho visto, è il forziere d'argento. Cosa c'era dentro? Adesso mi dici cosa c'era dentro. C'era la spada d'acciaio sacrilega. Beh, è bella. Cappello da stregone. Bellina, bellina. Adesso guarda, te la me la metto e te la faccio vedere. Bravo, sarà bene. Eccolo. Però è un po' scarsa. Di livello 15. Ma tu che dobbiamo andare? Di qua forse dobbiamo andare. Ma non si sono accesi. Cioè o a destra o a sinistra dobbiamo andare. Io sto andando da qualche parte, ma non so dove. Ti sto seguendo. Sono alle tue spalle. Fammi vedere la spada. Io sono dall'altra bella parte. Cosa c'è? La spada. Mettila. Vuoi vederla? Sì. Eccola. Oh, che figa. Bellissima. Bellissima. Solo che è un po' scarsa. Sembra il falcetto per andare a raccogliere il grano. Perfetto, vedi? Allora, tu vai a destra e vado a sinistra. Non sopravviveremo mai. No, ci siamo divisi. Io sono dall'altra aiuto! Parte. Aiuto! Oh cazzo, cos'era quel c'è da fuoco? Leggere! State buoni voi! Mannaggia la miseria, che male. Dolore intenso. Prendo schiaffi tutti quanti, guarda. Minchia. Piano! Basta. Arrivo anche da te, mago dei miei stivali. Minchia. Oh, che cacchio. Muori. No, un romano. Un romano. Un romano di Roma. Ci sono andato meglio io a sto punto. Fuggi. Ah, ecco. Ok. Aspetta che forse... Aspetta, mio. Dai, mio. Minchia, ma io mi sto arrampicando. Popolo. Sono su una della cripta. Lampadario della cripta. Interessante. Ascoltate il mio piano, fratelli. Smettete di lamentarvi e ascoltate. Figa che paura. Sono scappato malissimo. Vattene a fanculo, mi hai fatto cagare addosso. Dicevo che cazzo è sta roba che mi arriva in fronte. Smettete di lamentarvi e ascoltate. Ho un piano per ottenere di nuovo la benedizione della fiamma e annullare questa orribile maledizione. Per prima cosa prepareremo un bel braciere, lampadario e tantissime candele. Secondo, troviamo un tipo debole dalle ossature fragili che non ha bevuto abbastanza latte da bimbo. Così. Che cazzo? Terzo, lo facciamo a pezzi. Buono. Madonna. È poi esagerato. Contestualizza, ovviamente, YouTube. Lo sta dicendo lui, non io. Quattro, gettiamo le sue tristi e fragili ossa nel focolare come offerta sacra e balliamo affinché la fiamma non ci perdoni. Che cazzo? Potremmo cantare, ma l'unica canzone che conosco è Ode a Picmid. Se conoscete qualche brano di quel bardo, Val, unitevi a me. Ok, a posto. A posto. Mi sembra anche un buon punto per dirlo comunque. Okay, devo dire che ho pigiato
pigiato un bottone. Ok, perfetto. Secondo me se arrivate in fondo voi dove siete, sì, dovreste arrivare sopra dove c'è l'altro bottone. Aspetta però. Sì, sì, sì. Voglio vedere qua cosa c'è. C'è un botto di gente. Salve. C'è un botto di gente. Fa niente, fa niente. Sono arrivato io. Pigiato io. Ma basta, piano. Sti schiaffi. Ah cazzo, sono al di qua del portale. Fulmini, fulmini. E sette. Fulmini. Bravo, bravo, completa la frase. Mio. Adesso questo è mio. Mio. Va bene, è tu. Che schifo. Ma come? Un bastone di merda ho trovato, vaffanculo. Tutto quest'aio. Non lo voglio. Minchia, che arco di merda. Via, riciclo, riciclo. Io mi dovrei mettere... Io non so mettere... se mi vedete, ma sono al di qua del portale. Come fai a essere di là, al di là del portale? C'è stato premiato dagli dèi, a quanto pare. Che... Ma... non lo so come fai, sì. Hai alle spalle. Hai umani da lì. Alle spalle, sì. Alle spalle. Addio. Ehi, ciao. Ciao. Io mi sono perso, non so dove cazzo sono. Ahia. Trombata assurda. Dove devo andare? Mi sono perso. Ma da me, torna indietro. Ho trovato qualcosa, aspetta un attimo. Clava della sfida, bello. Aia. Maledetti. No, 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 no. Minchia, minchia, minchia. Via, 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 via. Ah, ma vi vedo che siete sotto. Muori. Muori. Oddio. Non ci dobbiamo lasciare. Oddio. Porca ladra schifosa. Vacca. Aspetta, 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 aspetta. Non morirò in questo posto. No, meri... Ma... Troia. Aia. Vaffanculo. Muori. Vengo a darvi una mano. Allora. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ma basta chiamar gente. Ma che cazzo. Ma questo... Ok. Fanculo quanto tolgono i stregoni, oh. Dove scappi? Dove scappi con quei piedini ossuti? Vieni qua. Muori. Ah, porco. Ok, ci sono. Ho sconfitto. Ho trovato un coso. Ho trovato un romano. Vieni qua, fatti sotto. Falce versus veggente. Boom. Minchia. Vabbè, lui ha fatto una brutta fine, il mago. È sceso a me. E si è fatto uccidere. Si è sacrificato. Ma... Boom. Sì, sì, sì. No, fammi fare l'attacco spietato. Ma che cazzo. Non è giusto. Non me lo fa fare. Oddio. Perché non mi fa fare l'attacco spietato? Ma sei uno stronzo. Olè. Gli ho raddrizzato la spina dorsale. Perfetto. In teoria... Ah, vieni. Tornate all'ingresso. Venite. Però di qua cosa c'è? Voglio vedere io. Sono curioso. Perché si trovano cose belle, anche se poco potenti, però. Qui non si trova... Qui non c'è niente, vado via. Ciao, arrivederci. Ma dov'è l'ingresso? Ho trovato dove riparare le armi, però. Dove? Vedi, vedi, vedi. Chi cerca trova. Qua su, guardami. Alza lo sguardo. Ah. Dietro di te. Ok, qua sopra. E come faccio a salire su? Segui le scale. C'è un lupo che ti qua segue. C'è gente. C'è un lupo che sta arrivando da dietro. Lo prendo. Non è vero. Arriva a tetto. Ti salvo. Boom. Muori. Ok. Cosa c'è di qua? Ma qua è dove ero prima. Ma di sotto bisogna... Andiamo giù. Maledizione. Dobbiamo tornare giù comunque. Sì, sì. Ah, eccolo. Dove? Mi sto perdendo. Okay. Mi sento Zoro di One Piece. Non so dove andare. Mi sento Zoro. Ma qua dove ero prima? E dove ci sono già passato io in sto posto? Ho già memoria di questo posto. Io vado dritto, vado. Mamma mia. Poi di qua. Proviamo. Per me stiamo girando in tondo, infatti. Poi vai giù. Qua c'è il coso per mettere a posto le armi. Whee! Per me è di qua devi andare, bravo. Dove sei andato te? Vai, vai, a destra. Sì, sei Mario, sì. Sì, sto arrivando. Dobbiamo stare uniti, dobbiamo stare. Torniamo nella sala principale perché tanto... Ah, ecco. Ok.
Ah, mi sa che si... no. Quindi sì, si è sbloccato. Ah, di là, di là. Guarda, di qua, di qua. Grande, grande, grande. Ci è voluto un po', ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Guardalo. Madonna. Boom. Cazzo, ho finito. Ho finito la stamina. La stamina per il momento sono messo abbastanza bene per essere... Aspetta che devo prendere... peccato che la clava della sfida non sia all'altezza delle mie mani. Ma non c'è niente. È un peccato questo. È un peccato. Poteva essere un'arma degna. E invece non lo è. Mazza quanta roba. Quanti libri. C'è da riparare. Buono, ci sarebbe stato anche qua. Vabbè, fa lo stesso. Va bene, va bene. Sì, comunque dai, è leggermente diverso il dungeon, quindi ci sta. Sì. Sembra più un castello. Questa roba qua che cazzo è? Melma? Tia, il fango. È fango, ti rallenta un sacco. Andiamo qua. Niente di particolare, perfetto. Ecco, infatti lo sapevo io che ti rallentava. Ok, e questo... Sono pure le piante infuocate, ragazzi. Pure. Quelle che sparano. Pure. Vado! Minchia, è stato un delirio. Arrivederci. Mi riparo. Cosa c'è qua? Fa vedere. Oh là. Minchia, mi avete già fatti fuori. Ma io faccio male, porco. Sì, infatti mi sono girato. Mi sono girato e non c'erano già più i nemici. È stato meraviglioso. All'unisono. Ma di là. Ah, ci sono altre piante. Ma te? Ah, bellissimo, ok, dicevo, dove cazzo Madonna, sei? 285. Si mena. Ok. Ah, c'è un'altra, c'è un'altra. Vabbè, comunque se le abilità le sblocchi tutte sull'arciere fai un male porco, poi. Morta? Ok, è morta. Ma c'è una freccia, c'è una pianta qua. Boom. Ok. Ho dato il mio contributo anch'io. Ah, un'altra. Altre due? Anche. Anche qua, boom. Guarda la maledetta. Boom. Di rame, boom. No. 154, buono. Io l'ho infilata dentro, in pratica. Ah, che detta così. Ecco un'altra. Oddio. Ah, queste danno. Aia, vaffanculo. Ma vaffanculo, ma muori, ma muori. Sei diventato un clicker, buono, bellissimo. Guarda come pulsa, che schifo. Ah, ho chiuso. Mi chiama Ste... No, come è chiuso? Perché è chiuso? Apriti! No, apriti, ho chiuso davvero. Mi dava il tasto e io ho detto, oh, apro. E invece... Invece, barbatruc. Vado, mi scaglio sulla pietra. Orco Giuda. Che figata! No! No, ma dove sono volato? Che meraviglia qua, ma è bellissimo sto posto. Ti manca solo un drago e sarebbe bellissimo. Sì. Ho letto una pagina dove diceva che c'è un drago. Ok, io no ancora. È pieno di topi. Topi! Richiamo il divers, più o meno. Ma io... Cavallette. Madonna, ma io riesco a sparare cavallette da qua. Ok, io cerco di prendere tutto il pietrume che posso. Olè, mio. Mica, ma è bellissimo, cioè... Ma è l'Hobbit, signori, cioè sono le caverne di Erebor. Ci manca Smaug qua dentro. Che meraviglia, ma che meraviglia. Cioè, comunque questo gioco si è ispirato un botto, Signore degli Anelli e l'Hobbit. Cioè, richiama un botto, richiama. Allora, c'è... Fanculo, mi ha preso. C'è un botto di... Cazzo! Ha preso il topo? Niente, maledetto. Non lo posso... Maledetto! Aspetta! Ah. Minchia, che culo! Ok. Comunque vedo che lì, dove sei te, Mario, c'è una specie di caverna. Sì, devo andare. Penso che dentro ci sia qualcosa. Ecco, come l'ho detto. Sì, bravissimo. Voilà. Minchia, ma sono a livello alto i topi. Sì, ma fanno un male porco. Ma cos'è che danno? Vabbè, solita. No, solo la pelliccia di merda. La carne del cazzo e basta. Beh, la... sì, infatti. Volo. Carne di topo, che non credo che sia propriamente gourmet. Aia! No, ragni! Qua non puoi venire, Davide, te lo dico.
Porco Giuda, morite. Con un colpo, no, sono devastante. Ma quanti ragni ci sono? Ma guarda te. È un delirio. Ok, ok. Dove cazzo? Vado. Mi... Beh, vieni qua, vieni a darmi una mano. Sì. Sono troppi ragni. Sì. Aspetta, qua? c'ho un forziere. La svolta. Pettorale d'arciere. Bacchetta di spire di serpe. Fan cagare tutte e due le cose. Anzi, guarda, già che ci sono tanto. I pipistrelli. Ma che regalo. Questo va eliminato dalla faccia della terra. Ho preso una pietra. Scappa. Vi è una pietra qua per caso, perché se esco e poi c'era una pietra, mi incazius. Ok, vado. Ok. Ma cos'è qua? Allora, vado a vedere. Cazzo, mi sono fatto male. Manca una pietra. Manca una pietra, perché nelle porte te lo dice quante ne mancano. Sto guardando se per caso magari qui c'è qualcosa che può essere di nostro gradimento. Sono salito di livello. E vai. Non vi è niente qua. Però è strano che non ti diano un indizio. Cos'è? Eccolo. Devi diventare. Dove era? Trovato. Minchia, se l'avevano sotto gli occhi, in pratica. Ah, vi era una caverna nascosta. È la fessura. La famosa fessura. Esatto. Vai, dovete. Mi sa, per arrivare alla fine dovete salire dalle zone in mezzo, Ho sbagliato tantissimo, però ce l'ho fatta lo stesso, perché io posso. Devi andare sul ponte. Guarda, vieni qua. Ti mostro. Qua sotto sto ponte. Ce l'aggancio. Vai. Voilà. Voilà, perfetto. Salta e ti spona. Doppio salto. Qua, guarda, vieni qua. Ma non lo vedo. No, qui da me. Vedo dei. Ah, sì. Ah, eccolo. Ok. Madonna. Tanto sta morendo quell'altro. Sì. Ok. Eccomi. Ma dov'è la porta? È qua. Ci siamo tutti. Ci stiamo. Devi dondolarti. Ah, ok, a posto. Hai l'aliante performante anche te. Sono entrato. Sei entrato? Sono entrato. Che bello, che bello. Cioè, ancora non siamo arrivati alla parte finale. Dimmi che c'è un boss finale. Ti prego, ti scongiuro. Secondo me c'è un NPG, può essere. Ma non so se per ogni dungeon sblocchi un NPC, sinceramente. No, secondo me no, perché ci sarebbe la figurina. Beh, nella mappa, giusto. Portoni di Hogwarts, entro. Giusto. Oppure c'è uno strumentopolo misterioso che devi usare il tipo. Può essere. In pratica fai dungeon, fai la storia di Crowley. Orco 2! Che paura. Così massa che io sono debole di cuore, su via. Orco 2, ma basta, fai basta. Via, figlio della merda. Ma allora così non vale, però io ti volevo fare la mossa speciale. Aia, non in due però. E niente. Minchia, gli è passato attraverso in pratica. Bello. Ah, aspetta che cerco di distruggere sto coso. Muori. Ce n'è un altro lì. Vado. Ok. Siamo bravi. Fatto. Ah, scendo. Oh, prendilo però, cazzo, prendilo. Che se no... Oddio. Dobbiamo rischiare. Anche qua. Arrivo. Minchia. È stato epico. Oh. Qua l'animazione, bellissimo, che non ha la chiave. Bene. Che meraviglia. Di là però non si andava da nessuna parte, da quell'altra parte. Aspettate. Fate vedere. Ah. Frantuma mandibole e arco colpo d'argento. Sì, niente di particolare. Niente particolare, ma bello come effetto. Chi se lo prende? Ah, come volete, tanto non è che faccia un granché danno. Prendete. L'arco comunque è sempre uguale, sempre quello,
Boh, dai, andata. Vai, vai, vai. Ma quindi non c'è niente, siamo arrivati in fondo al dungeon, credo. No, no, secondo me non è qua, no, il dungeon. Non può, perché... Non può essere, perché... Trovi il teleporter per... Sì, infatti. Probabilmente questa era una cosa aggiuntiva, diciamo, una cosa secondaria. Una via secondaria. La vera via è di qua. No! Figa. Ho toccato il tetto e sono caduto. Boom. Minchia. Piano. No, l'ho schivato di brutto. Ma muori. Muori. Sciocco. Devo trovare un'arma migliore rispetto a questa, perché fa poco danno. Ma dove cazzo si va poi, scusami? Ah, ma vi è un portone. Non posso. Serve quello con la chiave. Dove? Ah, c'è un altro portone da aprire. Aspetti, c'è un po' di luce. Ma io voglio quell'arma lì che c'hai ma tu. Ma basta, farmi i buchi. Vuoi quello? L'arma che c'hai tu, perché non si apre? Quale arma che c'ho io? L'arma di Jasmina. Ah, questa qua? E si trova nel secondo bioma, in quello desertico, diciamo. Terzo bioma, non sono diciamo. Sono ancora andato nel deserto. Ma come non sei ancora? Ma non l'hai finito? Non ti manca l'ultima missione? Devo fare quella parte lì. Scivolo. Che figo. Che figata. Che figo. Oh, vinco, no, c'è io. Veleno. Vinco veleno, io. C'è veleno, vinco c'è io. Veleno. Vinco io. Vinco io. Chi arriva primo vince. Io primo muore. Io sono arrivato vivo. Che figata, ma è bellissimo. Mi viene in mente Diego nell'area glaciale. Chi si fa un altro giro? Torniamo su e lo rifacciamo, mi è piaciuto un sacco. Vai. Si può ritornare su, vediamo se si riesce. No, non si non riesce. Credo. Si no, riesce. No. Si muore. Ah, qua si muore sale. E basta. Non ho stamina allora, per salire. Non ne ho più neanch'io. Allora, intanto mi curo. Basta, schiffi, per favore. Ah no, ah, ce n'è un altro. Un botto di stamina, ci vuole. E vabbè, più o meno ce l'ho. In teoria, sì, sono a posto, dai, con la stamina. Mi rimangio un'altra fragola. Ma se io mi faccio... Ok, vado. Comunque per scalare chiede troppa stamina sto gioco. Ma affanculo, non va bene. Guarda qua. Adesso, siamo piccoletti, non siamo mica... dei giganti. Ma ti devi fermare a metà strada. Sì, sì, no, quello è ok, però ciuccia un po' troppa stamina. Anche qua ci scende, Aspetta, Ozzo. aspetta. Prima di scendere vai a vedere dall'altra parte, va là. Porco Giuda. Fanculo, muori. E anche di qua si scende. Già. Vediamo prima di qua cosa no, c'è. No, lì mi sa che non c'è niente, C'è qualcosa? Quanto è lungo? Insomma... Mi fa scendere con un rampino. Ti fa scendere, ti fa salire con un rampino. C'è un rampino, no, sì. Esatto. Quindi vediamo. Vai. Gettati. Sciocco. No, no, scendo. E niente, addio. Ah, ma aggrappati col rampino. E da dove siamo? È da dove siamo passati? Capì? Esatto. Già. No, ma sto schifo toglie. Ma basta, ma figa. Ma basta. Quanti sono? E niente, aspetto qui un attimo, mi siedo. Scalo. Ma dove sei? Per le scale. Perché okay. Ho seguito te, quindi ho dovuto rifare da capo. Solo che avevo finito la stamina. Perché mi sa che il veleno, oltre che a indebolirti, a ucciderti, ti toglie anche la stamina, ma tutta ad un botto. È vero, vero, vero. E vai, si scivola, signori. Vado. Vada. Co2. Evita il veleno? Oh, ci sono i buchi, occhio, eh. Oddio. Ma è bellissimo sto dungeon, ma lo voglio così sempre. Bello, bello, bello. Ma è meraviglioso, bravi sviluppatori, hanno fatto un buon lavoro, bravissimo. Vedo un cazzo. Ci sono i cani. Dove vai? Ma perché con me non vogliono avere a che fare? Sono troppo debole per loro? Sono troppo forte. Muori. Muori. Quanto durano i dungeon? Un botto. Vado oddio. Avanti, vado. Basta? Cuccia. Il cane va educato. Aia. Quell'osso? Olè. Ah no, scusa. Non volevo. Visto? Orco due via. Minchia.
Arrivo. Taoccio, ci sono romani, ci sono guerrieri. Mannaggia la miseria, che male. Al romano ci penso io. Aha. No, che sta succedendo, porco Giuda? Mi avete, lui è qua, porco due. Ce l'avevo in pugno il romano. Muori. Mi avete rincoglionito. Stavo uccidendo tutti, ero performante. Poi è successo l'imprevisto. Eccoci. L'imprevisto. Ma dove sta andando? Lei va dritto. Vado avanti. Vado avanti. Vado oltre. Mai ma qua si può riparare? Casa è alle spalle, il mondo è davanti. No. Occio dietro. Ah no, minchia. No. Sono i teschi, dicevo. Occio dietro stanno arrivando. E infatti cazzo, speravo ci fosse un... Magari va dietro. Un'incudine. Nemmeno. Ma non vi è. Nemmeno. Qua? Che bella sala, mamma mia, che meraviglia. Sei col sentiero. Vado. No! Figa, sono entrato dentro il dentro lo schifo. Non vi fidate del sentiero. Io vado, nel mentre... Ok. Magari vi è qualcosa. Ma come? Ma non mi ha preso mai sto veleno schifo. Fanculo. Eccoci qua. Arca miseria. Arcanale. E ora, scelgo te! Quanti ne posso chiamare? Quanti ne voglio? Ma che meraviglia! Attento dietro! Ma prima non me lo faceva chiamare. Dove andate? Battetevi con me! Urco duro. Non tutti però, una alla volta. I primi che arrivano combattono contro di me, poi gli altri vedranno chi scegliere. O no? Vai, muori. Legionario. Il mago di merda, guarda dove si è messo il pezzo di fango. Non temo il veleno, maledetto. Ok, eccomi qua. Pronto. Che pezzo di schifidol. Olè. Allora, doppio salto, ok. Poi voliamo fino laggiù, vediamo cosa c'è. Si vola. No. Ok. Che fine hai fatto? Allora, abbiamo fatto il giro esterno in pratica. Qua c'è una porta chiusa. Voilà. E dritto per dritto? Ok, sono gli scheletri. Vaffanculo, sto schifo. Erco 2. Oh. No. Piano. Che rischio. No. Minchia. Sono morto. Mettiti la pozione. Cosa fai le mosse? Aiuto. Oh, porco Giuda. Muori. Ma basta. Tutti quanti. A cuccia. Minchia. Salta sopra. Il male. Oddio. Qui. Oddio, qui. Non mi avrete mai. Mamma mia, Legolas. No. Figa, vieni qua. Cane. Boom. Muori. In fronte. È davvero infinito sto dungeon, comunque. E infatti... Serve la chiave. Intanto mi curo. Infatti c'è veramente tosto. Io vabbè, qualcosina. Ma l'incudine qua. Sarebbe stato bene anche un caminetto comunque lì, a parte tutto però. Ma non siamo già passati di qua? Infatti sai che ho avuto la stessa impressione? Ma però vediamo. No, qua non siamo passati. Come no? Allora, è vero, c'è una pietra da trovare. Perché due porte, una sopra. C'è una pietra da trovare. Lì indica. Dimmi che c'è la boss fight.
Sarà una a destra e una a sinistra. Però non lo so, per me è una unica. Infatti mi dà l'impressione come se dovessimo combattere qualcosa. Qua. Però non ha... Oh, c'è un golem, venite sopra. Che figata. Ho trovato. Muori. Che figata. Ah, è la bestia con un occhio. È quella che diceva il coso. Ciclope prosciugato. Muori. No, mi ha ammazzato. No, cos'è sta roba? Cos'è sto schifo? Con un colpo solo. Porco Giuda. Merda, se posso ti resto. No, non farlo. Sei troppo vicino. Porca miseria, c'è schifosa, che male. Oddio, non con me. Lasciami stare. Oddio. Qualcuno gioco mi può dello... Ci provo. Aspetta, prima di finire. Allora, quando... Se riesco a farmelo venire qua da me... Aspetta, se corre dietro di te, fallo correre dietro di te. Io arrivo, Vai. Figa, gli scheletri. Vado, ci provo. Rianima. Sono morto io. Madonna. Aspetta. Ha fatto saltare i suoi scheletri. Uno, pronto, scappa. Ok, ci siamo. Porco Giuda. Tanti colpi quelli... No, lasciami stare. Muori. Aspetta che chiamo un po' di amici. Vai. Siete tutti lui. Vai. Aspetta. Vai. Tutti li chiamo, tutti. Non mi interessa. Chiamali tutti. Porco due. No. Arrivo. No. Porca vacca. Resisti. Aia. Ah, figa. Uccidetelo. Testoline, uccidetelo. Ok, ci sono. Il problema è che è la mia stamina. Ma la freccia che non assordente c'è. Non gli fa niente. Muori nell'occhio. Muori. Ale. Sì. Guarda che esercito che ho creato. Guarda. Cosa c'è dentro? No, aspetta, buoni. La testa. Chi è che ha preso tutto? Maledizione. Devo vedere cosa c'era, figa. Ti do la testa a te. Che bello. No, ma fammi vedere cosa c'era dentro tutto. Questo. Poi c'erano gli stivali da stregone. Capo dei ciclopi prosciugati. Il suo unico occhio rotolava ancora senza meta nella sua cavità prima della decapitazione. Alla fine però fuori esce. Si trova qualcosa? No. Ok, niente. No, però è bello. Che figata. Bellissimo sto dungeon. Ma bellissimo. Quindi adesso... E quindi bisogna tornare da Crowley adesso. In qualche maniera. Ah beh, abbiamo aperto le porte. Forse bisogna andare sotto. Proviamo. Magari basta andare solo dritto. Solo sotto? Sotto, guarda. Si è aperta la porta qui. Adesso vado prima io perché voi mi fregate le cose. Non va bene questa cosa. Vada. Devo farle almeno vedere. Mazza flagello osso. Bello. Vabbè, quelle che in pratica abbiamo trovato l'altra volta. Sì, vabbè. Sì. Voglio vedere queste. Ma questa. Sono basse, livello 15. Sì, sono abbastanza basse, però voglio vederle perché... Bello. Che meraviglia. Vabbè, le prendo io adesso. Guarda che meraviglia, guarda. Due teste, due teschi meravigliosi. Ok, bello come boss fight. Sì, è stato un dungeon della Madonna. Bello. Sto recitando da un'ora e passa, maledizione. Verrà un video abbastanza lunghetto. Appurato che da soli non si può fare. Sì, appuratissimo, direi abbastanza appurato. Soprattutto il boss finale. Cioè, contando che te e Damian sei un livello 25, quindi il finale per il momento. Te sei livello 22, io livello, vabbè, 21-22. Allora, cioè, no, non è che non si può... Oddio, si potrebbe anche fare, basta avere dei danni ad area. Sì. Solo che ti raggiunge abbastanza in fretta e lui c'ha dei colpi abbastanza... performanti. Sì, non posso uscire, la chiave. Non si può neanche uscire. Se te la perdi in giro per il dungeon, ci rimani dentro il dungeon. Niente. No, ma forse ci si può teletrasportare. Sì, penso di sì, dai. Ma che meraviglia. Ma guardate, tre avventurieri che escono vittoriosi. Dal dungeon, dal secondo dungeon. Oh, andiamo a casina.
Andiamo a portare il teschio a Crowley. Qual è la casa? Casa di livello 4? Yes, quella lì. È la casa nel bosco. Ah, non mi dice niente Crowley, però. Come mai? Prova a darglielo. Devo fare la pressa ectoplasma. Sbarre di rame mi servono. Aspetta un attimo, le vado a prendere, in teoria ce li ho. Dimmi che ce li ho, ti prego. Ma perché qui è tutto vuoto? Ma mi pareva che nel video di YouTube ci fosse più roba. No. No, è sempre quella la roba. Oddio, cioè, te lo vedi vuoto? Io lo vedo un po' pieno, forse. Sarebbe ora di rimettere a posto un po' le cose. Boh, può essere, magari da video fa un effetto diverso che quando ci giochi. Sembrava più roba. Poi ti porterò nel mio mondo. Ho bisogno di mano d'opera. Devo finire un tempio. Sto facendo un tempio romano. Ah, il tempio romano, Selo. Oddio, cosa fa con la pressa? Bella. Che meraviglia. Ma che meraviglia. Fa vedere. Ectoplasma. Ma si parla di fantasmi qui. Ectoplasma, frammento, tessuto strappato e carbone. Minchia, mi ha chiesto tutto il frammento che avevo. Porca vacca, per farla. Cazzo, servirà per qualche... Abbiamo la chiave d'osso degli altopiani. Figa, mi serve 100 di frammento ectoplasmatico. Porca miseria. Ne ho 93. Posso farmi la zuppa di ectoplasma. Meno 50 di salute, e quindi che cazzo fa? 10% danno contro i prosciugati. 8% probabilità assorbimento vita contro i prosciugati. Però... Una buona cosa. Mi serve anche l'osso di gigante. Ce l'hai te, Damian? Me lo vuoi dare quell'osso di gigante o no? Dov'è? Aspetta, dov'è? Mi sa che c'era, qua nel cadavere del tizio. Ah, sì, ce l'ho, è qua. Vediamo cosa dice Crowley. Oh, creatura toccata dalla fiamma, i prosciugati sussurrano il tuo nome nel cuore della notte. Gli abbiamo fatto paura, ovviamente. Le colonne di marmo nascondono il loro terrore. Vai agli altopiani nomadi e diffondi la loro paura a macchia d'olio. Questo compito sarà arduo, preparati a dovere. Minchia, perché questo non l'è stato. Le sale del vuoto degli altopiani nomadi. Grande, grande, grande. Che figata. Che figata. È arrivata l'osso, le ossa. Sì, e adesso però mi servono 100 pezzi di frammenti ectoplasmatici. Io qua avevo qualcosa, forse. Ne ho 93, se li vuoi. Però non vorrei toglierteli. Tanto dobbiamo rifarlo il dungeon, eh? Non è che... già, per due volte. Ah, quello sì. In che senso le dobbiamo rifare per due volte? Ah, per voi. Già. quanti ne vuoi, dai? Ah, se ce li hai, lo faccio tutti, così la prossima volta andiamo nel terzo. In teoria sono... No, me ne mancano 7. Mi dai 7? Ehi, tu, ciccio. Non ce li ho. Come non ne hai? No, l'ho usati per fare la chiave. Quale chiave? La chiave d'osso di adesso non ne hai raccolto neanche uno? No, ce li ho. Ma scusami, le gemme le puoi fare qua, aspetta. No, non mi servono le gemme, mi servono i frammenti. No, ce li ho, non so come, ma ce li ho, aspetta. Vado. Ah sì, l'ho messa qua, vaffanculo. Cappello da stregone. Smetti di mettermi robaccia dentro casa mia, grazie. Maledizione. Stivali da stregone, non li voglio sti bidoni, che brutto. È un po' basso il soffitto, tocco il soffitto, raga, se salto. Sì, è un po', ma non bisogna saltare in casa, non si salta in casa. Quindi abbiamo la chiave per il prossimo dungeon, che sarebbe agli altopiani nomadi. Non è dall'altra parte. Sala del vuoto degli altopiani, ok, trovata, sì. È qui. Più o meno vicino al nuovo bioma. Sì. Sì. Ah, meno male che ho sbloccato l'aguglia vicina, quindi... Ma guarda te, ecco dove era il cappello. Aspetta che io... Toh, tieni, te lo regalo. Maledetto. Allora, vediamo un po'. Parlo col fabbro e poi direi che stacco la registrazione perché sennò qui... A proposito del collezionista, sono in giro da tempo, giovane. Niente mi spaventa più. E questo vale anche per il collezionista. Un forte alleato, qualunque siano i suoi segreti. Tutti quei discorsi sul velo, la vita e la morte. Sto guardando il petto del fabbro, bellissimo. Beh, abbastanza possente direi. È possibile riportare in vita qualcuno dall'aldilà?
darei qualsiasi cosa per farlo. No, ta buono, andare a far patti con quello là che non... Io non lo farei, sinceramente, fossi in te. Questa vuol riportare in vita sua figlia. Sicuro. Piace, ormai è andata. Guarda come lo guarda, non vede l'ora di andare a chiedergli se si può fare. Brekkeveg. Se lo sta facendo. Brekkeveg sarebbe andiamo a farci una birra. Però Broke Your Leg, no. E Broke Your Leg o ti spezza una gamba, sai cosa? quindi io direi che adesso stacchiamo, cioè almeno io stacco la registrazione perché sennò qui vado un pochino troppo per le lunghe, poi editare diventa un casino. Fighissimo è stato il Dan... Guardate che trio, meraviglioso. Fatto sta che il secondo dungeon è stata una figata assurda, grazie ai due compagni per avermi dato una mano, sennò da solo col pifero che ce la facevo. Prego. nulla. Quindi... Ti aspettiamo nel nostro. Ecco, sì, dovrò ovviamente aiutare, ovviamente si ricambia, quindi quando ammazzeremo il ciclope nel tuo mondo sappi che deruberò il suo cadavere, come te hai fatto col mio. Sappilo. Ti ho ridato tutto. Non ne sono convinto. Controllerò quando sarà il momento. Quindi, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, un commentino per farmi sapere la vostra, qualche consiglio, e iscrivetevi al canale per seguire le varie avventure. E per chi si volesse unire, non c'è problema, basta che mi scriva e ci mettiamo d'accordo. Volentierissimo. Più dungeon. Magari facciamo i dungeon con più facilità, probabilmente. Quindi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.